Quando mi chiedono che cosa faccio nella vita, io non rispondo faccio la ginecologa, ma sono una ginecologa. Rispondo così perché penso che questo tipo di professione non è un lavoro che fai, è proprio una passione che hai dentro. Io sono ginecologa tutti i giorni, anche quando chiacchiero con la mia amica al telefono o quando mi occupo dei miei bambini, perché è un tipo di impegno che coinvolge la vita a 360 gradi. È una passione che mi porto dietro da sempre. Fin da bambina volevo diventare un medico. Sognavo di indossare il camice, sognavo di curare le persone, di raccogliere sorrisi. In particolare, crescendo, mi sono appassionata ai bambini. Mi piacciono moltissimo i bambini, per cui il mio sogno era di diventare un pediatra. Quando ho iniziato a studiare, a frequentare gli ambienti ospedalieri, mi sono resa conto che a me i bambini piace vederli solo sorridere. Non riuscivo a curare un bambino malato, a vedere gli occhi impauriti di fronte a un medico. Quindi, per assecondare la mia passione e non venir meno a quello che era il mio sogno, ho pensato che la ginecologia, ma in particolare l'ostetricia, potesse essere comunque un modo per fare quello che ho sempre desiderato fare, cioè occuparmi dei bambini. Un bambino in pancia, un bambino prima che nasca e far sì che nasca nelle migliori condizioni possibili. Quello che forse una donna cerca, soprattutto nell'approccio a una gravidanza, è l'empatia, il sentirsi in sintonia con il proprio medico. Il mio modo di essere ginecologo è molto vicino alle donne perché anche io vivo quello che quotidianamente mi viene raccontato. Sono una mamma, anch'io ho avuto i miei dubbi, le mie paure in gravidanza, ho dovuto affrontare la paura del parto, il dopo, i dubbi sull'allattamento, per cui mi viene naturale.